Stamattina abbiamo compiuto un piccolo rito di riappropriazione dei luoghi da parte dei loro abitatori di sempre, che però in qualche misura avevano dimenticato i luoghi. Al sud, ma in Italia, in Europa in generale, la gente dimentica i luoghi che ha vicino casa. Dimentica il significato dei toponimi, dimentica il loro valore antropologico, culturale, anche naturale. E i luoghi che stanno intorno ai paesi costituiscono il paesaggio, cioè una delle componenti fondamentali dell'identità culturale dei luoghi. Oggi abbiamo portato tanta gente, eravamo più di 150 persone tra giovani e adulti, a ripercorrere un antico sentiero che dal centro di Soveria Mannelli portava ad un piccolo luogo di culto, la chiesetta degli abbandonati. Durante il cammino abbiamo spiegato come il paesaggio può ridare felicità alle persone. La maggior parte della gente vive oggi inurbata, nelle grandi città, e ha di fronte a se stessa la realtà virtuale, la realtà protettiva delle città, dimentica la realtà reale, quella che si può vivere nei paesi, nelle campagne, nei contadi, dove la vita scorre secondo ritmi completamente diversi. Ecco, io penso che la tanta gente infelice che vive inurbata è condizionata dall'omologazione, dall'emulazione, dal consumismo e dall'edonismo che dominano incontrastati le nostre società postmoderne. Se vivesse invece nei paesi, a contatto con il paesaggio, forse riuscirebbe a tornare un po' felice. E se nel paesaggio si mettesse anche a camminare, a scoprirlo con le proprie gambe, con le proprie facoltà, con i propri sensi, allora probabilmente riusciremmo a riconciliare una spaccatura epocale che è stata quella tra gli abitanti e i loro paesi, paesi che si stanno spopolando, che stanno perdendo il loro senso dei luoghi e che invece hanno necessità di ritrovarlo insieme agli abitanti, che potrebbero farsi custodi dei loro luoghi.